Ciao a tutti! E benvenuti a una nuova puntata della Corea che vuoi tu! Il format dove siete voi a scegliere cosa visitare tramite il sondaggio nella pagina Instagram dell'Istituto Culturale Coreano. Oggi abbiamo, come avete ben notato, un nuovo ospite! Patrick! Ciao! Patrick, dici un po' cosa fai qui in Corea. Allora, in pratica sono venuto qua 2 mesi fa per esaudire il mio desiderio di ballerina. Esatto, ho detto bene perché oggi la puntata di oggi è a base di musica. Infatti oggi siamo a Gangnam e siamo nella K-Star Road, cioè un punto, il fulcro, diciamo, del K-pop a Seoul in Corea. Gangnam è un'area modernissima dove ci sono tantissime aziende, negozi di lusso e soprattutto ci sono le maggiori agenzie, appunto, di K-pop. Tu ci sei mai stato qui? No, quindi sarà la mia prima volta anche per me, quindi perfetto. Farò questa esperienza insieme a voi. Quindi per lui è la prima volta qui, per me, io non sono molto esperta di K-pop, quindi ci insegniamo cose a vicenda, dai, oggi. Allora, cominciamo a dare un'occhiata qui vicino, quindi? Sì, sì. Andiamo. Che hanno fatto, anche la più famosa e credo anche la più grande, vero? Perché quelle erano piccoline. Ed è quella di Psy, perché Gangnam è diventata famosa grazie a Gangnam Style. Esatto, mi fai un pezzo. Tanto che sei un ballerino. Esatto, perfetto. Cioè, ormai tutti la conoscono. Qui c'è anche una mappa che spiega dove sono le statue. E se ne sono circa 17 piccoli orsetti. E come questi, ognuno è per ogni gruppo. Adesso però, a quanto pare, non le producono più. No, esatto, quindi rappresentano appunto i gruppi della seconda generazione, probabilmente qualcuno della terza. Quindi magari qualcuno lo conosco pure. Vediamo chi c'è. Lo scopriremo adesso. Andiamo a dare un'occhiata, quindi sono tutti da questa parte, andiamo. C'è il primo orsacchiotto, chi sono loro? Le 4 Minutes, penso sia lei, sai. Una dice che ha fatto il video con Gangnam Style, quindi penso sia una delle più importanti soliste, soprattutto una delle prime ad aver comunque esportato il K-pop fuori dalla Corea. Ecco perché forse è il primo orsacchiotto della serie. Vabbè, i Super Junior li conosco. Beh, sì, penso che anche loro siano stati un pilastro fondamentale per la storia del K-pop. Quanti sono? Sono tantissimi. E penso sia uno dei gruppi più longevi al momento. Ancora? Sono ancora, sì, adesso? Sono, wow! Ancora. The 2PM. Ah, beh, anche loro importanti. Anche loro importantissimi. Diciamo che adesso sono conosciuti anche per essere bravi attori. Vero, non l'ho visto in un drama, anche lui. Sì, esatto, tipo Vincenzo, cose così. Ah, ok. Quindi Patrick, dici un po' come hai cominciato ad ascoltare K-pop, come ti sei appassionato. Qual è stato il tuo primo gruppo? Allora, la mia prima canzone, ovviamente, penso come tanti di voi, sarà appunto Gangnam Style, che penso sia stato appunto un boom molto sentito, sì. E soprattutto quando io ero alle medie e tutti imparavano quel balletto e lo ballavamo di continuo. E invece per quanto riguarda la danza, hai cominciato per il K-pop oppure per altri motivi? Allora, io penso di aver sempre ballato da piccolo, però i miei purtroppo non hanno mai coltivato questa cosa. Ho cambiato strade, ho fatto pattinaggio artistico per 10 anni, okay. Però continuavo a guardare appunto, che ne so, i video che mettevano la One Million, tipo una delle scuole qua in Corea più importanti di danza. Io la seguo da quando hanno aperto il canale. E quindi fin da piccolo sognavo, tipo, guardando i video. Che tipo di danza è? Dipende, perché ci sono appunto vari professori che appunto anche loro lavorano con le compagnie, con i gruppi, facendo loro le coreografie, quindi... Quindi comunque parliamo sempre di hip hop. Sì, hip hop, oppure voguing, walking e tante altre cose. Okay. Qui troviamo l'orso delle Missei, che era un gruppo molto importante all'epoca, appunto, della JYP. E che purtroppo ormai non c'è più perché si è dissolto, però troviamo ancora un integrante molto importante che è appunto Suzy, che da
questo gruppo ha avuto comunque una carriera molto importante, soprattutto nel mondo del cinema e delle serie TV, quindi probabilmente anche voi l'avrete vista in qualche K-drama. Qual è la canzone proprio più famosa del Girls' Generation? Oppure quella penso che ti piace sia più? Gigi, che appunto, diciamo, che ha avvicinato molti fan al K-pop. Penso che tante persone abbiano appunto conosciuto il K-pop grazie alle Girls' Generation e penso sia uno dei gruppi comunque pilastri dei gruppi femminili in generale. Ma lui è proprio il Piero Angela del K-pop, cioè lui è anche proprio il modo in cui ne parla, uno storico, fantastico. Sono arrivata alla numero 13 ed è quella dei BTS, quindi quella che forse tantissimi di voi stavano aspettando. Esatto, penso sì. Una delle prime fermate che farete quando venite qua appunto sarebbe quella di fare una foto con questo grande orso. Dei BTS. Come vi ho detto prima, qui vicino ci sono tutte le più grandi agenzie. Proprio per questo motivo i fan, cioè, si aggirano qui in questa zona per aspettano davanti all'agenzia per vedere appunto gli idol. E corrono dietro ai grandi furgoni neri, esatto, nella speranza, sì, di intravedere qualcuno. E quindi ci sono anche tantissimi caffè frequentati da idol e la gente ovviamente aspetta nei caffè o comunque attorno all'agenzia stessa. Dentro un'agenzia o comunque nei dintorni sono i trainee che saranno i prossimi a debuttare e prossimi a essere i vostri gruppi preferiti. Molti trainee hanno anche loro i fan ancora prima di debuttare. Penso che alcuni casi siano tipo Jennie delle Blackpink, che era molto conosciuta come trainee, e penso uno degli ultimi sia appunto Karina della aespa, che era una trainee molto conosciuta appunto. Anche dopo noi andremo ad Hongdae, che è un altro quartiere che insomma un po' cruciale, fulcro per il K-pop. E lì anche band che non sono famose adesso, si esibiscono spesso lì, quindi riescono a costruirsi diciamo un proprio fan club, esatto, piccolo. E adesso ci sposteremo in un altro quartiere di cui abbiamo un po' parlato prima, il quartiere di Hongdae. Andiamo! Eccoci arrivati ad Hongdae, uno dei quartieri più famosi di Seoul. Ve l'abbiamo fatto vedere anche in altri video. Oggi ci concentreremo di più sugli spettacoli che vengono fatti qui, che si chiamano busking. Sì. Gli spettacoli qui non sono, la maggior parte sono diciamo di gruppi K-pop, però ci sono anche tantissimi, che ne so, maghi o comunque vari tipi di performance, devo dire. Tu sei interessato a questo genere di cose? Allora, vorresti fare? Magari in un futuro ci proverei anche, quindi mi sono informato e ho capito che in pratica le persone vogliono farsi conoscere appunto attraverso questo busking e di solito usano tipo piattaforme tipo Instagram, Twitch o altro, e facendo appunto del live. E soprattutto è importante per le persone che non hanno diciamo ancora un'agenzia e quindi fanno in modo di farsi conoscere appunto attraverso le loro coreografie e anche appunto dalle persone per strada, nella speranza che si fermino e comunque si formi un bel pubblico. Sono state anche dei gruppi K-pop che hanno cominciato così, come per esempio le CLC, che appunto nei suoi diciamo giorni di rookie sono venute qua e hanno presentato le loro canzoni, e penso che uno degli ultimi che l'abbia fatto sia stato le Lapilus, che è un gruppo appunto debuttato da poco e hanno mostrato la loro canzone debut appunto su queste strade. Come avevamo detto prima, si fanno sia performance più K-pop o comunque performance di quel tipo dove si balla e si canta, però ci sono varie performance invece dove si canta, che ne so, lirico o il trot per esempio, che è un genere tanto musicale coreano molto conosciuto. Sì, molto conosciuto soprattutto qua in Corea, e nelle ultime periodo ho visto che va molto di moda anche tra le persone giovani, soprattutto perché ci sono diciamo artisti più giovani che iniziano a fare anche questo genere di musica. Diciamo che è tipo un neo melodico però coreano, ecco, mettiamola così, e hanno delle performance molto più appariscenti, vestiti più appariscenti, tutto più appariscente in generale.
comunque oltre al trotto dicevamo anche varie, comunque spettacoli, magia. E qualche giorno fa mi è capitato di vedere un ragazzo che usava tipo le torce col fuoco. O il fuoco, sì. Quindi fuori basking ci sono tantissimi altri modi per assistere, diciamo, a concerti, a eventi musicali, tipo concerti DJ o comunque anche i festival dell'università. Spesso le università più grandi addirittura invitano anche gente più famosa, sì, gruppi, e vi potete anche infiltrare in qualche modo. Quindi inoltre ad Onde sì, ci sono i basking, ma sono famosi tantissimo anche il live bar, quindi sono dei locali dove c'è della musica live. Andiamo a vederne uno? Sì. Andiamo. Da che parte è lì? Allora, eccoci arrivati al live bar. È la tua prima volta? Sì, la mia prima volta dentro un live bar qui in Corea. Ed è bellissimo. Completamente opposto, diciamo, alle vibe che abbiamo visto prima, sì, in Onde, perché è molto più tranquillo qua. Quindi... Sì, molto più tranquillo e devo dire, insomma, è più per un appuntamento anche romantico. Insomma, l'atmosfera è bellissima. Anche se tra un po' inizierà comunque lo spettacolo. Sì, sì. La musica ovviamente sarà molto diversa da quello che abbiamo ascoltato poco fa, sarà sicuramente molto più magari tranquillo, ecco, questo è come me l'aspetto, poi magari sarà diverso. Bene, qui si può anche mangiare, ordinare un drink o qualcosa, quindi adesso vediamo un po' se si può, sì, ordinare un qualcosa. Allora, quello che abbiamo ordinato è arrivato, i nostri drink e le nostre salsiccine, sono carinissime. Questo posto, oltre ad essere carino, insomma, fanno degli spettacoli ogni sera. Si fanno ogni sera, sì. E quindi è, insomma, è raro, perché di solito ci sono sì molte cose da fare, ma di solito nel fine settimana. Esatto. Invece questo genere di cose ogni sera, bello. Soprattutto se magari non vi piacciono, sì, le discoteche, potete appunto venire in bar così, oppure in bar con vinili dentro. Sì, in pratica ci sono dei bar un po' come questo, come atmosfera, dove non è musica live, sono dei LP bar, cioè hanno dei vinili e puoi richiedere la canzone, quindi hai tipo dei post-it dove scrivi le canzoni che vuoi sentire, li dai al proprietario e ogni tanto le appunto le fa girare, quasi come un jukebox. Sì, una cosa un po' vintage. Sì, sì, molto vintage. Io devo dire li frequento abbastanza spesso perché mi piace. Allora io li proverò. Vai. Bene, adesso mangiamo le nostre salsicce. Andiamo, c'è la mostarda di lusso. Tra un po' inizia lo spettacolo, quindi non possiamo parlare. Esatto. Ci vediamo dopo. Buonissimo. Oh,
episodio, è stato molto interessante, diciamo, scoprire anche vari stili di musica, non solo il K-pop, perché appunto in Corea ce ne sono vari, come abbiamo parlato del trot, insomma. Qual è stata la cosa che abbiamo visto oggi, la tua preferita? Allora, la mia preferita penso sia stata il busking, perché da ballerino so il lavoro che c'è dietro, e quindi vedendo queste persone ballare per, diciamo, i loro sogni, mi ha emozionato abbastanza. Emoziona. Anche loro avevano tantissime energie, che... Sì, è vero. Devo dire, mi è piaciuto anche il live bar. Sì. Non solo, diciamo, non c'è solo live bar, ma ci sono anche discoteche live. E ci sono tante discoteche, e oltre a quello ci sono anche altri locali dove si esibiscono band dal vivo, e come indie o di altri generi. Quindi sì, vi invito anche a dare un'occhiata anche ad altri generi, e vi salutiamo, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!